Ben ritrovate a tutte e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un lettore musicale che funziona nel terminale. Il suo nome è Mock e vedremo cosa significa fra un attimo. Perché voglio presentare questo programma? Perché, diciamocelo, non è che parlando di terminale si parla soltanto di lavoro indefesso, serioso, da vero nerd e tecnico, e quindi si è concentrati solo nel nostro terminale senza un pizzico di divertimento. Ogni tanto anche chi lavora al terminale ha bisogno, necessita di momenti di relax. E quindi dopo avervi presentato sul mio canale diversi video ormai, con ognuno dei quali appunto presenta un'alternativa per il terminale di programmi con interfaccia grafica per produrre qualcosa, tipo che ne so, un foglio di calcolo, ecco, tipicamente lavoro di ufficio o contabile, quello che vogliamo, insomma, comunque per produrre, tra virgolette, un lavoro serio, mi sembrava, ecco, corretto il momento opportuno di presentare anche un video su un programma, come dire, più rilassante, ovvero un lettore musicale. Quindi magari il programma in sé non è tanto rilassante, però permette di ascoltare musica e quindi ci permette di rilassarci e ascoltare la musica che ci piace. E tutto questo appunto nel terminale. Mock, dicevo, come recita il titolo, Mock è appunto questo, un pratico lettore musicale che funziona senza necessità di interfaccia grafica, come tutta la serie di programmi che ho già presentato finora. Come sempre dico in questa serie di video, con tutti i suoi limiti e con tutti i suoi pregi di questo tipo di programma. Quindi chiaramente ci sono dei limiti grafici, visto che non stiamo usando la grafica, ma ci sono anche dei pregi, la leggerezza, eccetera, eccetera. Il nome, ecco, il nome Mock sta per Music on Console, ovvero la console è il terminale, eh. Possiamo paragonare il termine console inglese con terminale. Quindi appunto, la musica nel terminale, ovvero un lettore musicale che ci permette di elaborare i file audio, di farci sentire la musica dalle casse del nostro PC, né più né meno che Rhythm and Box o Clementine o altri player musicali di questo tipo conosciuti nel nostro ambiente Linux. Ecco, per esempio, per Ubuntu il lettore musicale installato per difetto, ovvero che si trova già installato quando si installa da zero Ubuntu, è Rhythm Box. Altre distribuzioni Linux avranno altre abitudini, altri programmi, comunque lo scopo di questi programmi è appunto quello di fornirci uno strumento per leggere i nostri file musicali. Allora, come si installa? Anche questo lo si trova nei repository ufficiali, quindi basta aprire Ubuntu Software Center, cercare Mock e installare il pacchetto con quel nome. Una volta installato, possiamo appunto guardarci un'occhiata, guardare qualche dettaglio di questo programma. E ovviamente, essendo un lettore musicale, riconosce i formati audio, tra i quali più diffusi ovviamente, tipo MP3, Ogg, Wave, FLAC o altri, insomma tutti come dire, i formati più conosciuti, insomma, ovviamente quelli anche con i quali viene distribuita la musica. E questo appunto è coperto, questo riconoscimento dei formati è ampiamente coperto da questo programma Mock. Per far partire il programma, ecco, sì, il pacchetto e il programma, il progetto in quanto tale si chiama Mock, quindi Music on Console, ma il comando per farlo partire si chiama Mock P con una P aggiuntiva e questa P sta per Mock Player, quindi Music on Console Player, quindi il lettore della musica nel terminale. Voilà, così abbiamo spiegato un po' tutte queste sigle di questo nome, Mock e Mock P. Per farlo partire, dice, ecco, prima di parlare dell'interfaccia, naturalmente è meglio averla sott'occhio. Allora ho già aperto il mio bel terminale e faccio partire appunto con Mock P, Enter,
Ed ecco qua il nostro lettore musicale bello bello pronto. Addirittura l'ultima volta che l'ho aperto mi ero già posizionato nella cartella musica, la vedete qui sul pannello di sinistra, e ho qui insomma un po' di cartelle con della musica insomma che ho accumulato nel tempo, ecco, voilà. Questo poi, come sempre, la musica è proprio una di quelle cose che va prettamente a gusti, qui è un po' di tutto, quindi voi avrete la vostra, io ho qui un po' della mia, vabbè, ok. L'interfaccia, dico qua, è piuttosto intuitiva e per navigare fra le cartelle richiama lo stile del file manager MC Midnight Commander che ho già presentato in un video precedente. Un paio di video fa, mi sembra, non so, forse non mi ricordo più, insomma, un paio di settimane fa forse avevo presentato questo video di MC e se avete già seguito, avete avuto modo di vedere almeno parzialmente il video in cui presento MC, vi accorgerete quanto sia somigliante questa interfaccia con i due pannelli sinistro e destro, ecco, tanto per intenderci. Chi ha visto quel video riaggancia subito, collega subito questo mio discorso. Cosa sono, cosa rappresentano questi due pannelli? Dunque, il pannello di sinistra è il navigatore delle cartelle, quindi qua siamo a sinistra, con le frecce, ricordiamoci che è un programma da terminale, quindi anche se dovesse, per così dire, riconoscere parzialmente l'agire del mouse, questo programma lavorando in un ambiente grafico, in un terminale aperto in ambiente grafico, fosse anche così, ricordiamoci comunque che il nostro scopo è saper usare questi programmi esclusivamente nel terminale, quindi facciamo finta che il mouse non ci sia, quindi noi navighiamo con le freccette sulla nostra tastiera, su e giù per andare nelle varie cartelle, quindi entro nella cartella, poi i due punti barra in cima vuol dire sali di un livello nella cartella. Se no, trovati nella cartella musica oppure sali di un livello, rientri nella cartella musica, eccetera, eccetera. Qua si può navigare esattamente come in Midnight Commander. Si naviga fra le cartelle. Le cartelle sono differenziate dai file singoli perché sono più bianche in grassetto, diciamo così, vedete qua. Che le cartelle rispetto a questi sotto, che sono file singoli, che sono un grigetto un po' più smorto, ecco, si vede la differenza tra un file e una cartella. Queste due, che sembrano cartelle perché sono in bianco grassetto come le cartelle, in realtà sono playlist. Lo vedete dall'estensione dei file, M3U e .pls sono due tipiche molto diffuse estensioni di formati di playlist, quindi questi formati sono riconosciuti come playlist musicali sia da MOC sia per esempio da Rhythm and Box, così come tutti i player musicali, perché sono formati standard, di fatto sono formati standard. M3U e PLS sono due, come dire, formattazioni diverse di questi file, che sono poi semplici file di testo ma con una certa sintassi, sono due tipi diversi ma entrambi sono riconosciuti praticamente da tutti i lettori musicali. Qui in MOC, diciamo, è stato scelto da chi sviluppa questo programma di presentarle come fossero delle cartelle perché, come dire, virtualmente contengono un elenco di file che poi vengono riprodotti come playlist, quindi in un certo senso fungono da cartelle, anche se in realtà sono due file, queste non cartelle. In ogni caso, le vere cartelle vengono riconosciute perché hanno la barra finale nel nome, questa barra, questa slash. Significa che sono delle cartelle, mentre vedete che le mie due playlist qui non hanno la barra finale, quindi la distinzione c'è comunque, non fosse per il grassetto bianco, ma almeno per la barra finale le si riconosce. Voilà. Quindi, pannello di sinistra, si naviga il disco del nostro PC locale, oppure che so, un disco USB pieno di musica che connettete al vostro PC, lo si naviga qui sul pannello di sinistra. Vediamo un po', pannello di sinistra, ecco, quello di destra è quello dove noi componiamo la playlist che vogliamo sentire con MOC, che vogliamo poi eseguire.
con Mock. Quindi si passa come esattamente come in Midnight Commander, si passa da sinistra al pannello di destra con il tasto tabulatore. Adesso la playlist in questo momento è completamente vuota. Vedete, io ho premuto il pulsante tabulatore sulla tastiera e qui in basso è uscito in rosso un errore che mi dice: guarda che la playlist è vuota, è inutile che vado sul pannello di destra perché non c'è niente di interessante. Insomma, è vuota la playlist, cosa vuoi che ci vado a fare a destra? Allora, giusto per dimostrarvi che si passa di qua e di là con il tabulatore, per il momento aggiungo questo file musicale, ne aggiungo uno, poi vediamo con quale tasto si aggiunge. Comunque vedete, è apparso nella playlist almeno un file. Adesso la playlist è composta da un file musicale solo, e quindi con il tabulatore vedete che si evidenzia in grigio scuro nero, dove il pannello che in questo momento ha il fuoco, come si dice, cioè quello sul quale si agisce. E in questo momento ho fatto tabulatore, sono sul pannello di destra, la playlist, rifaccio il tabulatore e torno sul pannello di sinistra, di qua e di là. Ok, poi cosa dico? Ecco, qui poi parto a mostrare una serie di comandi, ovvero di tasti, di lettere, che ognuna, le lettere alle quali ha assegnato ognuna una specifica funzione. Ecco, come in tutti questi video, non vediamo tutto di ogni programma. Mostro qui, diciamo, i tasti funzione, le combinazioni tasti, oppure appunto le lettere, i comandi più utili per iniziare subito ad usare il programma. Poi, se volete approfondire, come sempre, io lascio i riferimenti in rete, vedete qua, e potrete poi approfondire per conto vostro se questo programma vi attira particolarmente, vi incuriosisce oppure vi è veramente utile e dite: ah, finalmente adesso ho un programma da usare come si deve. Ecco, approfondirete quanto volete poi per conto vostro. Io vi do, diciamo, l'inizio, l'infarinatura iniziale per rompere il ghiaccio, poi spetta a voi. Ecco, allora, comando, punto di domanda, la guida, ovviamente, come tutti questi programmi, senza guida si è un po' persi. Le frecce, le freccette della tastiera magari sono intuitive da usare, ma il resto, come faccio a far questo, come faccio a far quello, cosa ne so? Quindi, punto di domanda, ecco che appare tutto l'elenco dei comandi. Vedete qua? Si scorre sempre con le freccette della tastiera, si scorre su e giù, freccetta su, freccetta giù, e qui potete leggere ogni lettera o ogni tasto della tastiera a quale funzione corrisponde. Ormai è in inglese, non è tradotto in italiano questo comando, questo programma non è ancora tradotto in italiano le descrizioni, però non mi sembra così difficile, eh? Alla peggio, come dico sempre, Google Translator è alla portata di un click, però sono proprio frasi semplici, si capisce cosa fanno, ecco. Tipo, adesso vediamo appunto fra tutti questi comandi, vedete che ce ne sono tante di combinazioni tasti e comandi che si possono usare, fra tutte queste ve ne presento un estratto di quelli utili, ecco. Come si fa a uscire dalla guida? Tasto Esc, Escape, quello in alto a sinistra nella vostra tastiera, il primo, Escape, e voilà che si ritorna all'interfaccia del programma di Mock. Poi con Enter su un file audio nel pannello di sinistra viene suonato, ovvero viene eseguito, viene elaborato quel file dove ci siamo posizionati. Allora, tasto Enter, vediamo un po', per esempio questo file. Ecco, prima di iniziare a suonare, a far partire un qualsiasi file di musica, per evitare problemi di qualsiasi problema di licenze, non licenze, anche se ho comperato la musica e tutto, per evitare tutti questi stramaledetti discorsi di licenze e permessi di suonare in pubblico o meno qualcosa con i diritti d'autore, ho qui questi 1, 2, 3, 4, 4 file, 5, vabbè, questo è un canto popolare divertente. Comunque, questi 4 file sono delle versioni della Free Software Song, ovvero una canzone che onestamente non so se Richard Stallman stesso che l'ha composta o se gliel'hanno dedicata. Comunque è una canzone assolutamente libera, parla del free software. Immaginatevi voi se avesse dei vincoli
di licenza una canzone che parla di Free Software e che è legata a Richard Stallman, figuriamoci. Comunque, ecco, quindi posso far partire questi file musicali che sono assolutamente liberi, sono belli, brutti, di qualità o no, chi se ne frega, non è quello il punto è che posso mostrarvi come funziona il programma con dei file audio senza nessun vincolo di licenza particolare. Ecco. Quindi, nella mia scaletta dico che con Enter si può suonare si può elaborare un file sul quale abbiamo messo il cursore, diciamo così, quello evidenziato, faccio Enter. Ed ecco che non so quanto sentite se il microfono cattura il suono, comunque è partita la canzone. Vedete che appena ho attivato il file si è completata, adesso lo fermo un attimo, si è completata l'informazione della lunghezza della canzone qua, che vedete nei file che seguono non sono mai stati aperti, quindi è ancora assente questa informazione. Quindi come dire, il metadato della lunghezza della canzone viene completato al momento che si attiva quella canzone. Siccome è la stessa che ho messo nella playlist, anche nella playlist è riportato poi la lunghezza di questo file. Ok. E questo con il tasto Enter, giusto per come dire, per avviare un file specificatamente quello mentre si naviga fra le cartelle. Dico, voglio sentire cos'era questa canzone, non me la ricordo, oppure mi piace tanto, voglio sentire solo quella. Basta posizionarsi e fare Enter. Come ho fatto a mettere in pausa? Con lo spazio. Quindi lo spazio ha messo in pausa la riproduzione di questa canzone. Se premo di nuovo spazio, riparte. Ok, riparte la canzone oppure si ferma sempre con lo spazio, eh? Spazio fa partire, spazio fa fermare. Poi, prima di andare avanti con i tasti, funzione, magari vale la pena, ecco, salto un attimo qualche punto della scaletta perché approfitto del fatto che ci sia un file in corso di riproduzione. Per parlare giusto un attimo dei dettagli che ci sono in basso in questa interfaccia del nostro programma. Mock, quindi vedete la prima riga qui in basso dice playing puntini puntini. Playing vuol dire in riproduzione. In effetti è vero, solo messo in pausa il file, ma è tuttora in riproduzione. Andando verso destra vedete che c'è una parola master, 68%, questo master è il volume principale, quindi questa barra verde indica il livello del volume, 68%, che è poi identico al volume principale di tutto il PC, ovvero questo. Quel 68% corrisponde a questa posizione del cursore del volume che ho per tutto il PC, quindi non solo all'interno di Mock, ma per tutto il PC. Cambiassi il volume all'interno di Mock, cambierebbe in parallelo anche qua sopra, perché sono legati, è la stessa informazione di volume. Più a destra ancora, estrema destra dell'interfaccia, c'è la lunghezza totale dei brani presenti nella playlist. In questo momento il brano è uno solo, sono 2 minuti 59 e qui riporta ovviamente 2 minuti 59. Ne aggiungessi degli altri, tipo, che ne so. Possiamo aggiungere anche questo, fanno due file, però il secondo non è ancora stato aperto e non si conosce la lunghezza. Vediamo di aprire anche il secondo, facciamo Enter sul secondo file, così si attiva il secondo, poi faccio spazio. E vedete che 2,59 più 1,48 e qui c'è il totale della lunghezza della playlist, cioè quanti minuti, ore, giorni, insomma, è lunga la playlist che state componendo qui sulla destra. Poi, sempre qui in basso c'è una riga, no, non la penultima, la terz'ultima riga riporta i dettagli, cioè riporta il titolo praticamente, il titolo della canzone, del file della canzone. Ecco qua, lo vedete. Richard Stallman, Free Software Song, lo vedete qui riportato. Voilà. Più sotto, la penultima riga, riporta lo stato di riproduzione del
del falò, a che punto siamo arrivati? Abbiamo fatto, elaborato, ascoltato 2 secondi di questa canzone, ne mancano 1 minuto e 46 su 1,48 alla fine, no? Ovviamente, 2 secondi da 48 meno 2, 46, quindi questo è il tempo rimanente, questo è quello in progressione, questo è il totale. Qui metadati, caratteristiche di questo file, quindi frequenza 8 kHz, 23 kbps, quindi è pessimo questo file. Richard Stallman stesso che canta la canzone, figuratevi voi, qualità pessima, però vabbè, non so da quanti anni ho scaricato quel file né da dove l'ho trovato, non chiedetemelo. E qui sono alcuni metadati appunto del file che sta elaborando, che sta riproducendo MOOC in questo momento. Andando verso destra ci sono alcuni, come dire, spie, interruttori, un po' come nei player musicali dove si accende la lucina se quella funzione è attiva o meno. Ecco, stereo. In questo momento vedete che è grigio, stereo è spento perché questa canzone non è stereo, non ha 2 canali ma una. Non so se l'altra era stereo, faccio ripartire l'altra. No, nemmeno. Vediamo un po' se magari l'ultima qui è stereo. Oh, ecco, ok. Questa è un'altra canzone assolutamente free, Ubuntu All Stars, vabbè. E vedete però si è accesa, come dire, la spia, la lucetta stereo, perché questo è un file composto da 2 canali audio stereo, vedete anche diversi kHz, 142 kbps, eccetera, eccetera. E questo stereo noi non possiamo influire, cioè dipende, è un metadato, quindi se ne accorge MOOC se il file che stiamo leggendo è stereo o meno, se ne accorge MOOC e attiva o disattiva questa informazione. NET lo vediamo più avanti, anche questo noi non possiamo influire su questo, si accende o meno a seconda della funzione che usiamo in MOOC, però lo vediamo più avanti nella scaletta. Shuffle è praticamente la riproduzione casuale, quindi shuffle vuol dire mescolare, come mescolare un mazzo di carte, riproduzione casuale. Ecco, questo shuffle invece sì, possiamo influire su shuffle e con la lettera S maiuscola. Ecco, abbastanza intuitivo, diciamo così, shuffle inizia con S, che se in inglese. Mescola i brani musicali, ecco, attiva rispettivamente disattiva la sequenza casuale dei brani, quindi se io premo la S maiuscola, attenzione maiuscola, perché minuscola può avere un'altra funzione, quindi S maiuscola, vedete che è diventato un grassetto bianco, si è attivato shuffle, quindi riproduzione casuale, rispettivamente spento, così non riproduce casualmente la playlist, ma segue la sequenza come la vediamo impostata a video. Così come repeat non è attivo per difetto, ma con la R maiuscola si attiva o si disattiva la ripetizione, ovvero arrivati alla fine della playlist ricomincia da solo oppure si ferma. Per difetto si ferma, ma noi con la R maiuscola possiamo attivare di ripetere tutto quanto oppure non ripeterlo. Il next, anche quello possiamo influire noi, è una nostra scelta, vuol dire attiva rispettivamente disattiva il passaggio automatico al prossimo brano. Next non è l'N, questa volta il comando, ma è la X, quindi X maiuscola. Io posso disattivare Next, che invece è attivato per difetto, rispettivamente riattivarlo. Quindi in una playlist, se non è attivato Next, finito un brano, si ferma invece di passare al prossimo. Ecco, il comportamento per difetto, un po' come tutti i lettori musicali, i player musicali, il next in sé è attivo perché che senso avere una playlist se devo ogni volta dire vai al prossimo manualmente. Ecco, vabbè, comunque è una scelta. Ok, quindi abbiamo visto un po' tutta la parte bassa dell'interfaccia, parte l'ultima riga qui in basso, proprio l'ultimissima, dove mostra la barra un po' come questa del volume verde, che a dipendenza del livello del volume è più verde o meno. Anche qui in basso vedete c'è un verdino che progredisce, quindi se riattivo la canzone un attimo, vedete che progredisce questa barra verde e proporzionalmente arriva fino a qui, passa da sinistra fino a destra, perché ogni brano musicale viene
spalmato su questa barra verde per darvi l'idea, tra virgolette, grafica del brano musicale che avanza. Oltre al tempo qui, quindi che abbiamo già visto prima, c'è anche questa visione un po' più grafica, ecco, del progredire del brano. Voilà, così abbiamo visto tutta l'interfaccia di Moog, che vedete è abbastanza spartana, ma c'è tutto quello che serve in fin dei conti. Torniamo un attimo a vedere dove ho lasciato indietro i comandi, perché alcuni li abbiamo visti. Allora, comando S minuscolo ferma l'esecuzione, ovvero lo spazio mette in pausa, ma è ancora attiva l'esecuzione di questo file. Se io premo di nuovo spazio, procede dal 22° secondo in avanti, mentre S proprio lo ferma, fa lo stop. S minuscolo, se io premo S minuscolo, vedete che qui in basso si pulisce tutta l'area qui in basso, perché più nessun file è in playing, è sparita anche la voce playing qua, quindi è proprio fermo, stoppato il nostro player musicale. Con la A, ecco come ho fatto ad aggiungere questi due brani alla playlist. Con la A minuscola si aggiunge un file, se è un file, oppure una cartella, quindi se scelgo una cartella, mi si aggiungerà quella cartella. Ecco, per esempio la cartella qui Ubuntu One, diciamo, facciamo così, va, torniamo un attimo indietro. Se voglio aggiungere questo brano alla playlist, premo la A minuscola e come ho fatto prima per i due precedenti, si aggiunge quel file. Se vado invece su una cartella che contiene ovviamente file musicali e premo A, mi si aggiungono tutti i brani musicali di quella cartella, ma di quel livello della cartella, cioè si sono aggiunti tutti i brani di quella cartella, ecco. E perché dico questo? Perché con la A maiuscola invece si aggiunge ricorsivamente, scusate, quella cartella con tutte le sue sottocartelle, quindi adesso mi sorge, scusate, eh? No, A minuscola, non avevo attivo il caps, quindi per le lettere maiuscole, perfetto. Quindi torniamo alla nostra scaletta, ecco, A minuscola aggiunge quella cartella ma non va a verificare le eventuali sottocartelle, A maiuscola su una cartella fa lo stesso lavoro, ma va ad analizzare anche le eventuali sottocartelle, quindi più livelli, finché non ha finito di analizzare tutto l'albero di quelle cartelle partendo da quella indicata qua, praticamente. Ecco, ci siamo capiti. Ricorsivo, quindi. Poi, come si fa a svuotare la playlist? Adesso io ho qua un casino di quanti sono? 110 in questo caso, 110 brani, ma a me non interessa, voglio svuotarla. Con la C maiuscola svuoto l'intera playlist, con la D minuscola di delete ne tolgo uno specifico. Mettiamo che io voglio togliere, che ne so, uno a caso, questo qua, premo D minuscolo e verrà cancellato dalla playlist, ovviamente non il file musicale sul nostro disco, solo in questa playlist viene cancellato, naturalmente, non realmente. Ecco, D minuscolo, vedete che a uno, man mano che premo D, me li cancella a uno, ma voglio pulire tutto in un colpo solo la playlist, il C maiuscolo, quindi premo C maiuscolo, vedete che di nuovo vuota la playlist, come all'inizio del video. Perfetto, forse li abbiamo visti tutti i comandi più utili. Ecco, adesso una caratteristica interessante di questo programma. Quindi, prima di mostrarvi questa caratteristica, aggiungo nuovamente con la A minuscola un paio di canzoni, E poi faccio partire la playlist, che tra l'altro, per far partire la playlist, ecco, non darlo per scontato, tabulatore, si va sul pannello di destra, ci si posiziona dove si vuole far partire la playlist e si fa enter sul primo e parte la riproduzione della playlist. Ok? Adesso metto un attimo in pausa per parlare, per spiegarvi cos'è la cosa interessante. Con il programma MockP, quando noi lo facciamo partire, in realtà
partono, come dire, due istanze, due esemplari di questo programma. Noi lo chiamiamo una volta sola, in realtà lui ne fa partire due, ma hanno due ruoli differenti. Quindi il primo è l'interfaccia utente o console, insomma, che è questa, quella che vediamo qua, MockP, questo qua, sul quale stiamo lavorando. Il secondo esemplare del programma, chiamiamolo così, ha il ruolo di server, ovvero non lo si vede, come interfaccia utente, non lo vediamo, è dietro, nascosto dietro le quinte. E che ruolo ha questo server? Permette di continuare a sentire la musica anche se si chiude l'interfaccia, cioè io posso continuare a sentire la musica anche se questo programma nel terminale lo spengo, lo chiudo perché devo fare altro nel mio terminale o niente, mi disturba aver lì un terminale aperto per nulla e lo voglio chiudere. Adesso, come si fa? Io avvio la musica, ecco, la mia playlist sta andando avanti. Con il comando Q minuscolo chiudo solo l'interfaccia dell'utente qua, l'interfaccia utente, gli faccio Q minuscolo, ecco, magari è meglio che limito un attimo la musica, se no non ci capiamo più. Allora, Q minuscolo, abbiamo spento il programma MockP, apparentemente l'abbiamo spento tutto, in realtà l'esemplare, l'altra istanza che fa da server sta andando, sentite la musica in sottofondo. Posso anche chiudere completamente il terminale perché appunto l'istanza che fa da server del programma è sempre in esecuzione. Riapro il mio terminale. Lo riapro con tutta calma, tanto la mia playlist sta andando avanti tranquilla, eh? Lo rimettiamo come prima e rientro, cioè riaggancio la mia interfaccia alla parte server, quindi rieseguo MockP e questa volta si limita ad aprire la mia interfaccia utente perché la parte server è già in esecuzione. E vedete che ho spento il terminale, ho spento tutto, ma rientrando nel programma mi ritrovo esattamente allo stato precedente. Sta eseguendo questa canzone, quando finisce passerà questa, eccetera, eccetera. Ho riagganciato la parte server, mi sta mostrando lo stato di mock della playlist. Per spegnere tutto quanto, ma proprio tutto, devo usare il Q maiuscolo dall'interfaccia mock. Quindi apro un'interfaccia mock, dico ok, sono stufo di sentire la musica, non Q minuscolo ma Q maiuscolo. Ecco, silenzio. Sentite, non c'è più la musica perché ho spento anche l'istanza che fa da server, quindi nel mio PC in questo momento non c'è più nessun mock P in esecuzione. Q maiuscolo, quindi ricordate, questo è molto interessante come cosa. Q minuscolo per spegnere solo l'interfaccia utente e non averla più fra i piedi, ma intanto la musica continua ad andare. Q maiuscolo per spegnere tutto. Prima di poter spegnere tutto, bisogna avviare di nuovo l'interfaccia utente e premere Q maiuscolo. Voilà. Se si chiude l'interfaccia, come dico qua, rieseguendo MockP da qualsiasi terminale, e da qualsiasi terminale intendo sia qui in ambito grafico, quindi come questo, sia nelle varie console di sistema che si aprono con la combinazione tasti Ctrl Alt F1 fino a F6 in Ubuntu. E queste sono, non so se ne ho mai parlato nei miei video, ma sono dei terminali proprio puramente interfaccia caratteri, non c'entra più niente l'interfaccia grafica, che sono a disposizione dell'utilizzatore. Quindi sono sei terminali praticamente a disposizione dell'utilizzatore. Non posso farvelo vedere qui perché poi il programma che sta registrando il video non mi mostrerebbe quella parte del video perché usciremmo dall'ambito grafico, quindi è inutile che ve lo mostri. Però se volete provare sul vostro PC ad attivare queste console puramente con interfaccia caratteri, veri e propri terminali, Ctrl Alt F1 fino a F6 sono quelle disponibili in Ubuntu, l'F7 per tornare a questa interfaccia grafica. Quindi quando voi usate Ubuntu, come me in questo momento, state usando la console grafica F7, ecco, nei numeri progressivi,
dei tasti funzioni sopra, e per F1, F6 fino a F7 intendo i tasti funzioni della riga superiore della vostra tastiera. Ecco, dall'F1 all'F6 sono interfaccia caratteri, come se avviaste Ubuntu senza in modalità console, appunto, di emergenza, mentre l'F7 è dedicata a Unity, in questo caso di Ubuntu. Ecco, una nota di attenzione, questa è la disposizione scelta da Ubuntu. Altre distribuzioni possono avere altre disposizioni di queste console da terminale a caratteri rispettivamente a quella grafica. Magari qualcuno può avere addirittura la F1, che è quella grafica, questa, e poi dall'F2 all'F7 le varie console a caratteri, interfaccia caratteri. Quindi attenzione, non prendete come regola fissa questa disposizione perché è Ubuntu che ha scelto questo, non so se derivando da Debian, anche Debian è così probabilmente, comunque altre famiglie di distribuzione Linux possono avere altre disposizioni di queste console di sistema. Giusto una nota. Altra nota, se non sapete di cosa sto parlando, lasciate perdere. Chi sa di cosa sto parlando ha capito cosa intendo, chi non lo sa, magari chissà in un video futuro potremmo parlarne più ampiamente di queste console di sistema. Per il momento, se non avete capito bene cosa sto dicendo, lasciate stare. Sappiate che ogni sistema Linux ha 6 terminali a vostra disposizione e un terminale grafico che consiste poi nella vostra interfaccia grafica che usate comunemente. Tutto lì, una curiosità più che altro. Il succo del discorso in ambito MockP, quindi del nostro video, era che potete spegnere il vostro terminale, aprire anche un terminale di genere diverso che non sia questo standard o una di quelle console di sistema, è uguale, appena avviate MockP, lui aggancia la sessione server di MockP, in qualsiasi parte voi lo fate partire. Ecco, era questo il succo del discorso, come avete appena visto. Quindi interessante, ripeto, questa impostazione tecnica di avere diciamo un programma composto da due moduli, ecco, nel quale uno potete abbandonarlo e l'altro continua a lavorare dietro le quinte per farvi sentire la vostra musica. Trovo molto interessante e carino questo aspetto. Poi andiamo un po' sull'estetica. MockP fatto partire così è, diciamo così, il tema standard, questo blu-azzurro di sfondo, il bianco del testo, il grigetto, queste cose qui. Questo è un tema, come si presenta l'interfaccia grafica. Si può cambiare l'aspetto, Mock prevede anche questo. E con il comando, se siete con l'interfaccia, con il programma già acceso, già aperto, potete usare T maiuscolo per scegliere fra i temi esistenti installati assieme al programma. Ce ne sono alcuni, quindi premo T maiuscolo. Ecco qui, questi sono i temi a disposizione. Ne scelgo uno qualsiasi, l'ultimo. Qui vedo Red Underline Theme, Enter, e vedete che cambia completamente l'interfaccia. Ok? Faccio escape, torno all'interfaccia, vedete che rispetto a quella standard è completamente cambiata. Diciamo che francamente per me è un po' più difficile da leggere questo red team, ma chi piace, piace, punto e basta, non stiamo lì a discutere, i gusti sono gusti. Cambio e tema, vediamo un po', non so cosa sia questo transparent background, proviamolo. Ecco, vabbè, ah, è trasparente, quindi in sé si vede il viola classico, il violetto qui Ubuntu del terminale, come, e poi sopra viene sovrapposto il tema di Mock sul colore standard del terminale, un po' tipo come si chiamano non mi viene, insomma, come quella verdura viola, ecco, che non mi viene in questo momento il nome, comunque, voilà. Oppure si può già far partire, come dico qui, Mock direttamente con un tema che vi piace. Ecco, adesso non so, scegliamo un altro tema, tipo, ecco, Mocha Theme, eccolo qui. Questo qui è il Mocha, che trovo che sia anche ben leggibile tutto sommato. Ecco, se io esco da MockP e
e oltre al comando MockP do l'opzione meno T maiuscolo e il nome del tema, che era Mocha, credo. Adesso non ho Mocha underline team, credo, spero che sia giusto. Ecco, non è Mocha, ma cos'era? Mocha con la C, accidenti, non ho guardato. Mocha così. Ecco, sì, Mocha con la C e non con la K. Vedete che Mock è partito direttamente con il tema che abbiamo scelto e non con quello standard. Viceversa, se noi facciamo partire come sempre MockP senza nulla, ci ritroviamo col tema standard. Ecco, quindi c'è anche un aspetto estetico. I temi sono installati, vabbè, nelle cartelle di sistema. Quelli che troviamo qui, questi qui sono preinstallati, sono presenti in una cartella di sistema dove il programma prevede di metterli. Possiamo anche o crearne o scaricarne dalla rete. Per esempio, a questo sito, se voi aprite questo sito, troverete alcuni temi aggiuntivi da scaricare. Dove li si mettono? Questi temi li si mette nella cartella. Nella nostra home, la cartella nascosta, Mock Teams. Non so, dico la verità, non so se nel mio PC l'ho fatto o meno, non mi ricordo onestamente, dico la verità. Qui sono nella mia home, giusto, sì, vediamo se la cartella Mock esiste. Sì, la Mock esiste. Ok. Ok, però c'è solo mock cache, quindi come sottocartella c'è solo mock cache. Ecco, qualche file e mock cache come sottocartella, quindi io non ho applicato temi aggiuntivi, quindi non esiste ancora questa cartella sul mio PC. Se voi interessano dei temi aggiuntivi, li scaricate da qui e li piazzate, li mettete in questa sottocartella. Se non esiste, la create, eh. Tutto qua, se vi interessa questo aspetto estetico del programma. Poi, ultimo punto, prima del solito riferimento che vi lascio in rete, riferimento, questo è il link al sito del progetto di chi sviluppa Mock. Comunque, l'ultimo punto è anch'esso interessante ed è quello che ci permette di usare Mock con la funzione di streaming dalla rete, ovvero le radio online, la musica online, le playlist online, quelle che vengono proprio catturate da internet e scaricate ed eseguite sul momento. Ecco, un sito tipico che dà questo servizio, queste chiamiamole playlist streaming, è shoutcast.com. Eccolo qui, l'ho già aperto qua, nello sfondo del video. Ci sono vari generi musicali, tutto quello che volete voi, e ogni, chiamiamola radio, perché Shoutcast è una raccolta di radio online. Ogni radio, per genere, permette qui con questo pulsante che vedete qui di scaricare un file in formato playlist, che contiene l'indirizzo internet di quella radio per andare ad ascoltarla. Si scarica o il formato PLS oppure il formato M3U. Il formato PLS è quello Winamp, quindi dovete scaricare, che è riconosciuto da Mock, sono questi due. Il terzo non è riconosciuto questo formato, ma tanto uno o l'altro è uguale, uno o l'altro ha la stessa funzione, quindi basta che ne scegliate uno dei primi due. Winamp vi scaricherà un file tipo PLS e M3U un file tipo PLU, un file playlist tipo PLU. Poi si apre quella playlist come una qualsiasi creata localmente, eh? Quindi una volta scaricata questa radio che ci interessa, diciamo che questo mi interessa, la scarico, me la ritrovo, vediamo un po'. Me la ritrovo. Non mi ricordo. Non mi ricordo se l'avevo già scaricato o meno, onestamente. Dico la verità. Vediamo se è in scaricati la mia playlist. Accidenti, dov'è? No.
Vedete, si prepara il video e poi mi perdo in queste cose che fanno perdere tempo per niente. Ah, ecco qua. irishcountry.pls, una che ho scaricato a caso, come potrei fare adesso. Comunque, avete visto come si fa, eh? Tutto si clicca, una, due, si clic o clic e viene scaricato. In questo caso ho scaricato un tipo Winamp PLS. irishcountry.pls è una di queste radio online. Allora, torniamo al nostro programma, vediamo il nostro Mock P. E questo Irish Country PLS, ripeto, è una specie di playlist che però contiene i parametri per andare sul web, a differenza di queste playlist che sono locali e che per poterle ascoltare queste mie playlist personali locali mi basta fare enter sul file. Scusate, prima devo svuotare la playlist, faccio enter su una playlist e Mock apre questo file PLS con dentro tutta la sfilza di canzoni e me le mette nella playlist. Questa è una playlist locale, è mia, quindi adesso la svuoto di nuovo. Ecco, il file è dello stesso tipo, però la differenza è che quella playlist scaricata da Shoutcast qua è appunto una playlist speciale, nel senso che non contiene l'elenco di tutte le canzoni, ma semplicemente l'indirizzo web per andare a leggere dalla rete in streaming quanto offre la trasmissione di quella particolare radio. Ecco, quindi nella mia scrivania ho quel file, andiamo a prenderla. Ecco, Irish Country PLS, esattamente come le playlist locali, faccio semplicemente enter per portare il suo contenuto nella playlist sul pannello di destra e vediamo che in effetti c'è una riga sola, non è composta da 1, 10, 100, 1000 canzoni, è una sola con le caratteristiche di questa radio. Cosa dice? Qui sulla destra dice che è un NET, ecco perché dicevo prima. Durante il video questa opzione NET la vediamo più tardi, la vediamo qui perché si attiva questo NET quando stiamo in streaming, cioè NET vuol dire rete, quando Mock sta andando via internet a prendere le informazioni audio da riprodurre. E quindi adesso appena faccio enter qui sul mio Irish Country si attiva questa radio e vedete che non è specificata una lunghezza di fine totale perché è una cosa in streaming che non ha una fine. Si è attivata l'opzione NET perché sto andando su internet a prendere le informazioni e qui man mano appariranno i titoli delle canzoni, credo, Adesso in questo momento mi sembra che stanno trasmettendo pubblicità, siamo un po' sfortunati, però avete capito il principio. Voi avete un sito che vi presenta non so quante centinaia di radio, scegliete quelle che vi piacciono, scaricate il riferimento e poi potete sentire le vostre radio in streaming anche via terminale. Anche via terminale. Ecco, sentite la musica. E voilà. Premete spazio, si interrompe, in questo caso non ripartirà da lì perché non è un file locale, ma si riconnetterà alla radio, inizierà a trasmettere da dove è arrivata la radio, quindi si va avanti. E voilà, e c'è anche questa interessante opzione di streaming. Ecco, con questo ho finito anche la presentazione di questo bel programma, bel lettore musicale Mock. Credo di avervi detto tutto l'essenziale, quindi come vengono usate le playlist, che sono dei file particolari, simili a cartelle, quindi enter e si riempie la playlist. Vi ho detto come gestire i file, singoli, non singoli, eccetera, eccetera. Voilà, credo che l'essenziale ve l'ho detto. Credo che se siete curiosi di poter usare bene, di essere capaci di usare a fondo questo programma, come sempre, andrete voi stessi ad approfondire le varie opzioni. Con questo ho concluso. Vi attendo alla prossima occasione. Un saluto. Ciao ciao.